Ragazze, buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo vlog, questo vlog di nuovo casalingo, ahimè, perché non ci si può muovere. Non so, nelle altre città, so che Roma è messa molto peggio di Torino, ma veramente ragazze non ci si può muovere. Stamattina per portare Fede a scuola è stata un'impresa, cioè stivaletti di gomma, l'ho dovuto proprio imbottire come se dovesse andare sotto le cascate del Niagara, cioè poi adesso un pochino meno, ma stamattina veniva proprio giù che mi sono bagnata tutti i pantaloni, nonostante l'ombrello io, ombrello Fede, cioè niente, veramente veniva giù troppo forte stamattina verso le 8:30 e niente, quindi si sta a casa. Spero vivamente che quando dovrà uscire il tempo si sarà almeno, dico, di pioggia, si sarà un attimo calmata la situazione. Per ora si è calmata, anche se fa un freddo incredibile, un'umidità spaventosa. E la cosa preoccupante è che da così tutta la settimana, quindi boh, vedremo. Sì, diciamo che non siamo mai contenti. Se fa caldo ci lamentiamo che fa ancora caldo, se fa freddo ci lamentiamo che fa già freddo. In realtà io sono contentissima che finalmente ci siano temperature autunnali, però quando la pioggia deve diventare un disagio, soprattutto nelle città dove ho sentito che sta diventando un disagio, mi dispiace, ecco, quindi spero che almeno la pioggia si calmi. Detto ciò, oggi sì, mi sono attaccata alla finestra. Voi direte: ma che fa questa attaccata alla finestra? Ma attacco alla finestra perché se entro dentro, guardate che buio, cioè l'unico filino di luce che c'è davanti a una finestra. Adesso mi sposto, accendo un po' di luci. E vi volevo dire qualcosa e non mi ricordo più. Ahimè, sarà un altro vlog chiacchiericcio perché non posso far nulla, c'è, cioè, ragazze, diluvia e quindi niente, oggi è giornata un po' così. Io sono molto meteoropatica, lo ammetto, quindi a priori seguo molto il meteo. Quindi se vedo le giornate così uggiose, soprattutto se piove, mi prende un po' il malumore. E in più sono anche incinta, quindi gli ormoni miei viaggiano e non lo so, sono un po' così oggi, non dico triste, ma ho l'umore un po' in down e quindi ho detto vloggo, parlo con le mie amiche, le mie tesorine che mi terranno sicuramente tanta compagnia e quindi eccomi qua, ho deciso di accendere la videocamera. Ora vado ad accendere anche delle luci però oltre alla videocamera. Cioè ragazzi, la situazione è questa, buio totale. Fuori ha ripreso a diluviare, io non so, cioè accendo la luce, non ho altre, cioè sembra notte, notte. Comunque io mi faccio, ragazze, una tisana, cioè ho messo sapete quale mi faccio? Questa qua che è super buona, che avevo preso tipo non in erboristeria, se mi vedete, boh. Si chiama Viaggio in Provenza, è buonissima e la metto dentro questo infusore qua, troppo carino. Questo è della Bialetti, dovreste trovarlo ancora. L'avevo preso Natale scorso con mia mamma al negozio Bialetti, troppo simpatico. Poi quando lo mettete nella tazza, troppo carino. Dopo ve lo faccio vedere. Accendiamo anche questa. Cioè, assurdo, ma io come faccio ad andare a prendere Fede a scuola? Cioè, sta veramente venendo giù il mondo, ma il mondo. Una ragazza che seguo di Roma sta appunto facendo stories su Instagram dicendo che c'è un vento incredibile. Cioè, vi faccio vedere la situazione. È veramente inquietante. Cioè, sentite già il rumore. Cioè, viene giù da paura, ma da paura, mi si è anche gonfiata la frangia solo perché ho aperto la finestra. Vabbè, io chiudo perché ragazze mi sto gelando, cioè ho messo i calzettoni di spugna, quelli spessi, perché facciamo una tisanina, potrebbe aiutare.
Cioè, non so voi ragazze, ma mai visto da così mi fa troppo ridere. Cioè, quanto è carino. Eccolo lì. Rilasso ancora un attimino prima di andare a prendere Fede, finisco la tisana. Sono le 4 meno 5 e alle 4:20 devo essere a scuola. Mi viene abbastanza da piangere visto quanto viene giù. Però vabbè, confido in questi 25 minuti che cambi la situazione, ma dubito fortemente. Io questa coperta me la prendo perché ho freddo. Ah, tra l'altro mi è venuto in mente, già che suona il telefono, mi è venuto il flash. Ne ho già parlato su Instagram. Quindi, visto che il vlog dovrei caricarlo già di stasera, se andate sul mio Instagram dovreste trovare ancora tutta la spiegazione che ho fatto su questa applicazione. Praticamente ieri sera ero lì che pasticciavo Instagram e una ragazza che seguo, tra l'altro di Roma, mi ha fatto conoscere, almeno ha parlato sul suo Instagram di questa applicazione. Poi mi sono informata e ho visto che tantissimi altri già la conoscevano, io ero fuori dal mondo praticamente. È un'applicazione, praticamente un contapassi, che però ci dà l'opportunità di guadagnare, tra virgolette, nel senso che ovviamente non è uno stipendio, scordatevelo, però anche se è un'entratina extra o acquistare qualcosa gratis, insomma, schifo non mi fa, e quindi l'ho scaricata. L'ho scaricata io, l'ha scaricata Riccardo e anche altre mie amiche, e per il momento ci stiamo trovando molto bene. È simpatica, carina. Allora, praticamente ogni 1.000 passi lui li conteggia come coin, non come euro, però equivale più o meno, per farvi capire, all'euro. Ogni 1.000 passi sono 0,95 coin, quindi 95 centesimi. Ogni amico o amica, papà, mamma, amici, fidanzati, eccetera, che inserite con il vostro codice, vi dà 5 coin, che sarebbero 5 euro, per farvi capire. Quindi come funziona? Che voi accumulate questi coin. Adesso vi faccio vedere poi anche il mio, così vi faccio vedere che funziona, giustamente anche voi vorrete vedere. Aspettate. Come funziona? Che questi coin li potete utilizzare o per fare shopping direttamente sull'applicazione con le offerte che vi propone, un po' alla Amazon maniera, per farvi capire. Quindi c'è delle varie cose che si possono acquistare con questi coin. Oppure, se attendete di accumulare un tot di coin, a un certo punto ve li converte in soldi proprio e ve li manda su PayPal, come si dice. Io punto a questo, ovviamente. Però se vedo una cosa che mi piace, ne ho già viste alcune davvero davvero interessanti, ma anche una sciocchezza, tipo con 6 coin c'è una specie di gelatina, una cover magica particolare, e il telefono sta appiccicato, per dire, al vetro, ed è fluorescente per la notte che lo vedi. Insomma, sono cose un po' particolari, ecco. Quindi l'ho trovato molto carino. Ovviamente lo sto anch'io provando perché l'ho messo soltanto ieri, però vi lascio il mio link nell'info box se volete installarla anche voi, tanto voglio dire, mal che vada si cancella, c'è cioè un'applicazione normalissima come tutte le altre che finché vi piace la tenete, quando va stufato la cancellate. E quindi cliccate sul link qui sotto nell'info box dal cellulare e vi rimanda direttamente al vostro Play Store o App Store, in base se avete Android o Apple. Vedete, questi sono i coin che ho accumulato appunto facendo passaparola, dicendo dell'applicazione ai miei amici, eccetera, a voi su Instagram e tutto. Quindi ho accumulato questo, ero a zero. Quindi vedete che funziona. Poi fatemi sapere anche voi come vi trovate. Ovviamente vi terrò aggiornate, nel senso se
Se più avanti nel tempo mi manderanno realmente questi soldi, ovviamente io ve lo dirò, vi aggiornerò sempre nei vlog, lo sapete che io vi dico tutto. E se la scaricate, tanto è gratuita. Dunque vi chiedono il nome, non il cognome, quindi ho messo Roberta, poi vi chiede la mail e poi vi come una qualsiasi registrazione e poi vi chiede il numero di telefono del cellulare dove vi mandano un codice di 4 numeri che voi inserite e la registrazione si completa. E siete a tutti gli effetti registrati per poter camminare e guadagnare. Se la scaricate, scrivetemelo nei commenti, fatemelo sapere, ditemi come vi siete trovate perché anch'io sono alla ricerca di recensioni. Per il momento però ci troviamo bene, quindi fatemi sapere anche la vostra. Ragazzi, io scappo, prendo l'ombrello e oddio, mi si sta staccando il cappuccio pure. E volo a prendere Fede. Fatemi in bocca al lupo. Vado sotto la doccia e torno. Questo bimbo super bravo, che gli hanno dato un bel voto per i compiti fatti nel weekend, si è meritato le patatine di Super Mario, che avevo già preso in previsione di. In realtà l'ha presa Ricky. Quindi. Siamo stati fortunati perché l'altra volta c'era il mostro di Super Mario e questa volta c'è Luigi. Sei E c'ho contento? anche Super Però Mario. tu dammi una patatina, no? Ah. Ragazze, ci stiamo barricando. Attenzione! Ok, qua la situazione è sempre peggio. Io le prove. Mi tradisce. Sì. Ma sì, sono Vedere. i nostri giochini scemi, vi faccio vedere. Io gli ho scritto dove sei? Non so se lo vedete. Dove sei? Lui sotto casa, ma l'ho letto tipo adesso. E quindi io gli ho risposto: ah, ok, però non puoi salire ora, c'è il mio fidanzato, poi c'è pure mio figlio, domani mattina sto sola. Cri cri. Mi spiace che ti sei bagnato, ho letto il tuo messaggio. Non si fa, ma io scherzo. E poi l'ho mandato a te di quando sei geloso, scusa. Metti che hai Ma sbagliato. cos'è sto ciuffo? Fai no! Dai! Adesso lo faccio anche a te. Ah già. A me piaceva, continua, continua. In diverse mi avete chiesto che crema sto utilizzando in questi periodi di gravidanza perché appunto non tutte le creme vanno bene. Io vi dirò, avevo preso a inizio gravidanza questo siero della Lierac che sto utilizzando perché ovviamente mi dispiace, ce ne sono due, c'era un'enorme offerta e quindi l'avevo proprio pagato 19,90 perché costava 59,80. Poi era in offerta proprio dalla Lierac 29,90 e poi la farmacia ha fatto un ulteriore sconto, quindi ho pagato 19,90, mi sembra un'offerta bomba. Però non mi sto, cioè, per carità, funziona, fa il suo dovere, non mi piace tantissimo perché nel momento in cui si spalma lascia tipo dei grumi e quindi ecco, non mi sento di, cioè non la ricomprerei, ecco. Mi trovavo meglio col mio primo figlio con l'olio olio di mandorla a freddo. Quindi io adesso uso queste perché comunque le ho pagate, ne ho due confezioni e mi dispiace buttarle o non ho a chi regalarle. Però insomma non mi sento di consigliarvelo perché a me questa cosa dei grumetti non mi è piaciuta, quindi proverò a mettere magari un po' meno prodotto, vedere se non lo fa, però boh,
diciamo che massaggiando vengono fuori questi pallini. Comunque sto utilizzando questa per la pancia, quindi e per il corpo invece vabbè, ho qualcosa della Nivea, ma non metto molti prodotti addosso, ecco, poca roba. Quindi questo ci tenevo a dirvelo. Visto che adesso sono tutti a nanna, che se sono le 10 praticamente, però Fede domani a scuola e Riccardo fa il mattino, mi ha acceso la mia candelina preferita, questa qui, Clean Cotton della Yankee Candle, è buonissima ragazze, veramente veramente buona, è la mia preferita in assoluto, però volevo farvi vedere quelle che ho, questa qua. È la Shea Butter e per me è un ricordo incredibile perché contate che, mamma mia, ogni volta che sento il profumo torno indietro nel tempo. Questa non l'ho mai accesa, non l'accenderò mai probabilmente, perché è la prima Yankee Candle che ho avuto nella mia vita e soprattutto me l'ha regalata Riccardo dopo credo qualche mese che stavamo insieme. Mi aveva fatto una bellissima sorpresa, mi aveva portato a dormire una notte sotto la neve in montagna a Limone Piemonte e quindi non posso utilizzare questa candela, per me è un ricordo magico ragazze, quindi Shea Butter questa ed è molto buona, non so neanche se ci sia ancora, ma penso di sì. Poi questa qui l'ho già utilizzata, l'ho presa credo 2 Natali fa. È la Cranberry Pear, quindi ciliegia e pera, veramente buona questa anche. È proprio dolciastra, sa molto di ciliegia, prevale la ciliegia rispetto alla pera. E anche questa me l'ha regalata Ricky, è tornato a casa una sera con questa candelina. Poi c'è Christmas Cookie. Questa qua molto versione natalizia, anche questa è buonissima ed è molto biscottosa. Sì, sa proprio di questa frutta la mangeresti. Sa proprio di biscottino natalizio, anche questa è una delle mie preferite, quindi vedete che faccio fatica ad accenderla. Tra l'altro, come dicevo anche a Ricky l'altro giorno quando siamo andati in centro, purtroppo il negozio era chiuso perché ogni anno sotto Natale più o meno ne compro una, ne compriamo una, quindi non è che straspendo in candele, però almeno una volta l'anno ne compro una. L'anno scorso con questa qua, con mia mamma, l'ho presa Legru, sempre sotto Natale, al centro commerciale Legru che c'è nella mia città, e era in straofferta, quindi l'avevo presa grande ed era sempre sotto Natale, quindi ci siamo quasi, quindi entro Natale devo comprarne una. E poi ho questa qua che si chiama Icicles con questo uccellino, anche questa molto invernale, molto buona. Ed è un profumo un po' più fresco, non è tra i miei preferiti. Quindi probabilmente quando finisco questa qui rossa accenderò questa, perché tendo ad accendere quelle che non sono proprio le preferite preferite. Però è molto buona, molto fresca e sa proprio d'inverno questa, quindi è buonissima. E basta, credo. Ah no, poi ho queste due qua che mi aveva regalato appunto la mia migliore amica per il mio compleanno. Non sono in vetro, ma sono sempre Yankee Candle. Quindi abbiamo queste qua, le devo ancora accendere perché appunto devo sempre farmi la fatidica maschera che tengo orecolata qui di Sephora al Cocco, che prima o poi la farò con voi. E queste qua sono Strawberries e Cream, questa qua rosa. C'è mio amore che mi vuole dare la buonanotte, ma non si osa a disturbare. Strawberries e Cream, che comunque il brutto di queste qui, secondo me, rispetto a quelle in vetro è che perdono un po', perché comunque quella in vetro rimane chiusa dentro il vetro, quindi si conserva questo profumo
Invece qua fai un po' fatica. Comunque è molto delicata. Questa è crema alla fragola praticamente. E poi c'è questa qua che è Clear Blue Sky. Ecco, questa si sente, sa di pulito. Praticamente sa di, non di bucato, ma proprio di pulito, di saponetta neutra. Molto buona anche questa. Mi piace. Magari se ci sarà in vetro potrei prenderla. Quindi queste sono tutte le mie Yankee Candle.